Questa è una puntata veramente speciale della trasmissione Le mie riflessioni e l'arte. Ho l'opportunità di farvi parlare direttamente con due artisti pittori del contemporaneo internazionale molto molto importanti e dei quali mi sono domandata, essendo circondata oggi dalle loro opere e avendo l'opportunità di averli qua oggi, perché non condividerli insieme a voi? E quindi perché devo parlare io delle loro opere quando posso per una volta rilassarmi e far parlare direttamente loro, sicura di non dire nessuna stupidata e niente che loro poi non potrebbero condividere? E quindi perfetto. L'unica piccola intro che faccio io è la seguente. Due artisti conosciuti a livello internazionale, in questo caso che ci parlano tramite la pittura e che usano un linguaggio e una tematica ad oggi assolutamente contemporanea, ma non solo contemporanea, stanno parlando di qualcosa che a livello internazionale in questo periodo tutti gli artisti condividono, ossia un tema che, indipendentemente dal fatto che gli artisti di oggi si conoscano o non si conoscano, si parlino o non si parlino, c'è questo tema che è filo conduttore di questo spaccato del 2020 su per giù. Il tema è la natura. Loro hanno due modi assolutamente diversi di rappresentarla e due modi completamente diversi di denunciare quello che è il grido inascoltato della natura. Il primo, Francesco Di Lernia, ci parlerà e ci parla, e lo si può vedere, di una natura che, indipendentemente da come si manifesta noi e da come ci urli o ci sono, noi assolutamente ignoriamo. Quindi io potrei essere in spiaggia nel mese di agosto, essere circondata da pinguini e avere un iceberg davanti a me sulla riviera Adriatica e il mio pensiero è: ma sì, dai, però io sono in vacanza, ne parliamo poi verso ottobre. E l'altro è Octavio Floréal, artista che in questo caso, sempre tramite la pittura, ci parla di quella che è la forza della natura, una natura che, per quanto possa essere delicata e fragile, riesce comunque a spaccare quella che è la costruzione innaturale dell'uomo, che in qualche modo cerca di soffocarla. A voi. Partiamo con Francesco. Francesco, sono contentissima di averti qua e ti passo il microfono. Ovviamente, essendo una puntata assolutamente a braccio e assolutamente non programmata, purtroppo il microfono questo è e abbiate pazienza, questo ci passeremo. Sì, vi parlo così della mia intenzione di portare dentro i miei quadri il paesaggio anche della pittura. Della pittura in genere, quindi un tentativo di parlare ancora di paesaggio attraverso la pittura e poi di parlare anche di attraverso queste immagini anche di ambiente, e quindi i miei paesaggi sono abitati anche da esseri umani che si relazionano con l'ambiente. In questo modo le visioni che vediamo sono abbastanza paradossali, perché alla fine sono accostati degli elementi che sono in contrapposizione fra di loro. E poi interessante anche il fatto del confine dello spazio dell'uomo e il confine dello spazio dell'animale, che cerco di evidenziare attraverso la spiaggia, che poi è la linea di confine dell'uomo, e inizia poi il mare, che è la linea invece della natura, eccetera eccetera. Quindi un po' difficile anche parlare troppo dei miei quadri, diciamo che poi molte cose devono venire anche un po' da sole, cioè ognuno ci può vedere quello che vuole. Per me poi anche, che cosa c'è da dire, che è anche un po' un gioco giocare con le immagini. Posso parlare anche del ghiaccio, che è un elemento rappresentato è l'acqua come elemento naturale, e in questa mostra in particolare ci sono molti elementi che vedono i ghiacciai in primo piano,
In realtà però non è l'unico elemento che io ho sempre rappresentato, perché poi ho fatto anche dei quadri dove rappresento la storia, dentro le spiagge. Allora, solo una cosa che ho trovato molto bella come filo conduttore dei tuoi lavori è che in parecchi dei quadri ultimi che stai facendo c'è questa sorta di energia verde fluo che esce e che tanto spesso crea curiosità. Ed è un rimando, tu mi raccontavi, di una figura in realtà che da umana è diventata sempre più legata alla natura e poi forse solo più uno spunto energetico, che però è un filo conduttore dei lavori precedenti. In realtà questa luminescenza vuole rappresentare un tentativo di spiritualità e quindi anche di conversazione proprio sulle incongruenze, ecco, che ci sono, e quindi è un invito ad una conversazione, quindi anche ad una riflessione. Però appunto deriva dai miei lavori degli anni 90 fino al 2000, dove questo elemento era sostituito da un omino verde che era praticamente una sagoma che rappresentava un cactus in sostanza. Poi con gli anni nella tavolozza cromatica si è sostituita con questa luminescenza più spirituale, anche forse un po' più consona ai tempi, cioè nel senso che c'è questo tentativo di spiritualità, cioè, ci sono molte persone già di cui ne parla, che ne parlano oltre agli artisti, ecco, insomma, per cui questo tentativo di un recupero di spiritualità, che è una parola insomma anche abbastanza pungente per molti. Octavio, lascio a te la descrizione dei tuoi lavori, il significato e dove vuoi arrivare, cosa ci dici? I quadri che presento io parlano molto della situazione attuale, la descrizione dell'antropoceno, veramente. Questa situazione dove questa naturalezza che irrompe, che resiste e che va avanti, che nasce da questa impronta umana come l'architettura, un poco facendo vedere che veramente pensiamo che siamo nel pianeta delle scimmie, ma siamo nel pianeta delle piante, che noi siamo solamente un 4% di tutta la natura che stiamo distruggendo all'intorno. Allora parla un poco questa immagine che io cerco, che fotografo io e poi le realizzo all'olio, le interpreto in una forma molto retinica, diciamo, e parla di questo confronto della tensione fra il essere umano e l'intorno e la naturalezza. Tutto poi diciamo che è una metafora della nostra realtà in la che viviamo, no? Che si compensa molto bene con i quadri di Francesco, che parla también di questo cambiamento, questa situazione dove tutti stanno in spiaggia in una forma molto ludica, piacentera, e nel fondo stiamo quasi sfondando, sino rischiamo di sfondare, diciamo, per non mettersi sul drammatico, perché contrappone questi pinguini o queste iceberg con delle palme nel fondo, no? Entonces, tutta la mostra parla della situazione attuale, di questo cambiamento climatico che stiamo vivendo dovuto all'intervento umano. Tu sei un artista, possiamo dire, eclettico, nel senso che non ti occupi solo di pittura. In questo caso ci stai parlando attraverso la pittura, ma io so che tu utilizzi anche altre forme d'arte, e credo che la compensazione e la cosa poi più semplice, più elementare, ma che nella realtà dei fatti così non è, perché niente nell'arte è scontato, è il fatto che questo tuo quadro ha una completezza al 100% che è data non solo dalla tela, ma anche dalla cornice che lo contiene. Famoso elemento, sì, la cornice è molto data, pure fatta in acciaio inossidabile, molto determinata. Diciamo che la cornice dentro della storia dell'arte nasce per stabilire una frontiera tra il mondo vivenziale e il mondo razionale, no?
cioè, per stabilire lo che è l'ideale, no? Questa cosa del concetto di opera, che per non mescolare i due termini, perché la pittura sempre è stata legata là, così come la scultura poi era determinata, che la scultura era molto manuale, la pittura era del pensiero. Tutta questa cosa che dicono ora arte concettuale, una cosa che già esisteva, tutta l'arte concettuale, come tutta l'arte sempre è stato contemporaneo quando si è fatto nel suo momento, è arte contemporanea. Poi con la visione del tempo lo collocamo o lo posizioniamo in un periodo nella storia, no? Quando è fatto è stato contemporaneo e concettuale, perché senza il concetto non staremmo parlando di arte. E poi tutta questa cosa della cornice determina questa forza della immagine pure, un poco come che l'arte deve essere protetto, per quello che la cornice in acciaio proprio molto determinante. Sono veramente contenta di avervi qua con me, perché assolutamente non avrei potuto dire cosa migliore di quanto non abbiate fatto voi nei confronti delle vostre opere. E allora, signore, signori, Francesco di Lernia, Octavio Floreal.